Un dono per la vita, un altro gesto di solidarietà e vicinanza alle comunità cilentane, consegnato proprio in questi giorni un ventilatore polmonare di ultima generazione all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La donazione viene dall'Associazione Culturale Comitato Promandia che ancora una volta, attingendo dai fondi propri, accantonati dagli introiti della Festa degli Antichi Sapori, ha pensato di mettersi al servizio di chi ha bisogno. Un gesto che rientra nel DNA dei componenti dell'associazione che, ancor prima che questa nascesse, avevano, negli anni precedenti, costituito un gruppo di persone con le idee chiare. Nel 1993 nasceva, sì, la Festa degli Antichi Sapori di Mandia, frazione di Ascia, ma lo scopo di quella che diventerà negli anni una delle manifestazioni enogastronomiche più gettonate del Cilento era differente rispetto ad un'integrazione al reddito. Nasceva proprio per aiutare la comunità nell'esaudire delle necessità dettate dall'isolamento della frazione, distante dal capoluogo Ascia e destinata a scomparire a causa dell'invecchiamento della popolazione. Quei fondi, cioè, servivano per esaudire delle necessità, delle piccole attenzioni nei confronti dei residenti, sempre di meno e per diverse ragioni. Lo scorso anno, proprio per aiutare chi ancora resiste in questa piccola località di mezza collina, l'Associazione Culturale Comitato Promandia, e sempre con i fondi della Festa degli Antichi Sapori, acquistò un defibrillatore, organizzò un corso per consentire a chi lo volesse di essere utile alla comunità nel bisogno, considerando le distanze e le difficoltà per raggiungere l'ospedale in tempi brevi, necessari a sopravvivere in caso di urgenza. Poi si sono valicati i confini di Mandia, abbracciando un popolo più vasto, quello degli ammalati di Covid. Il ventilatore polmonare donato al San Luca vuole essere una dichiarazione di solidarietà ed altruismo dell'Associazione di Mandia, di tante persone che in questi quasi 30 anni pensavano di aiutare pochi, ora invece hanno pensato in grande, raccogliendo il plauso pure del direttore del polo delle sale operatorie dell'ospedale di Vallo della Lucania. Il ventilatore che ci è stato donato, anzi due per la verità, attraverso la Banca del Cilento, mi pare di ricordare dalle notizie che mi sono venute, sono due ventilatori assolutamente all'avanguardia, costruiti dalla Drager, sono il modello Perseus 500 e sono i ventilatori che rientrano a pieno titolo nelle cosiddette macchine per anestesia di alta fascia. Cioè, significa che hanno delle prestazioni estremamente importanti, molto sofisticate, estremamente utili per qualunque tipo di intervento, per qualunque tipo di anestesia, e quindi sono macchine veramente preziose per le attività di sala operatoria. Naturalmente questa donazione è arrivata in un momento particolarmente difficile, ricorderete tutti i problemi della prima ondata, ricorderete tutti la difficoltà di approvvigionamento di presidi per la protezione individuale, di macchine per anestesia, ventilatori, defibrillatori. Cioè, c'è stato un periodo in cui, a fine marzo, inizio aprile, in cui ne avevamo veramente grossissime difficoltà. E quindi anche laddove l'azienda si dovesse, si fosse impegnata a reperire queste cose, per difficoltà di mercato cosiddette non si riusciva a trovare nulla. Fortunatamente con le attività delle associazioni del territorio, e quindi anche dell'associazione Mandia di Ascia, è stato possibile, come dire, programmare l'acquisto di questo ventilatore, ed è un ventilatore di alta fascia che è arrivato in un momento in cui veramente era importante disporre di queste macchine. Adesso è a pieno regime nella sala operatoria, lo stiamo utilizzando praticamente tutti i giorni, è una macchina che durerà per moltissimo tempo, considerato che conosciamo bene questo tipo di macchine e l'azienda produttrice, quindi siamo assolutamente contenti. Naturalmente donazioni di questo tipo in un momento particolare come quello attuale sono veramente importanti, perché non sempre effettivamente esistono dei fondi disponibili, immediatamente disponibili per procurarci le cose. Grazie a queste attività di donazione adesso la sala operatoria, ma anche la rianimazione, che do l'emodinamica ed altri punti nevralgici dell'ospedale, dispongono di macchine e di attrezzature che per la verità risultano essere veramente preziose. Quindi grazie a questa iniziativa, grazie a chi vorrà anche in futuro preoccuparsi della donazione di cose per l'ospedale di Vallo, e grazie a chi naturalmente si impegnerà affinché nel nostro territorio l'ospedale sia sempre nelle condizioni di rispondere a quelle che sono le esigenze di salute.